She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. È venuta a trovare le sue compagne? Betta, la grande assente. Sono venuta a fare il grande tifo per le mie compagne perché non potevo lasciarle da sole. Raccontaci un po', dopo Mersin, che è successo? Intanto, complimenti per la medaglia a squadre e il tuo bronzo individuale a corpo libero. A Mersin avevo già male a questo ginocchio, ho fatto la gara comunque anche dolorante per la squadra, per l'Italia e per me stessa. E tuttora me lo porto dietro ancora, quindi dopo 3 mesi dal rientro da Mersin ho ancora questo dolore e speriamo passi prima possibile. Ma sì, dai, ma te stai già facendo qualcosa, hai riniziato un po' l'allenamento? Gli allenamenti, cioè non ho mai smesso di andare in palestra, solo che faccio solo lavoro di braccia, potenziamento e parallela con le uscite rigorosamente nei cubi, quindi in palestra ci vado, è ovvio che non faccio tutti gli altri attrezzi di gambe. Ok, tranquillizza un po' i tuoi fan perché siamo stati presi d'assalto dalle richieste sulle motivazioni delle tue assenze ai vari collegiali, alle varie competizioni. Sì, l'infortunio c'è, è evidente mi pare, perché dopo 3 mesi avere ancora dolori, cioè, niente, io cercherò di non mollare e di andare avanti. Quindi state tranquilli, tornerà a breve. Quindi ti stai continuando ad allenare, mi raccontavi che dovrai sostenere un periodo di stop con la ginnastica perché dovrai stare a Roma per motivi di lavoro. Sì, starò per 1 mese a fare un corso a Roma grazie all'esercito. E sono molto contenta di poter guardare anche un po' al futuro, diciamo, dai. Sì, certo, perché questo comunque è un lavoro, è il tuo lavoro. Sì, sicuramente. Bene, allora lasciamo Betta a gustarsi la gara delle sue compagne e le auguriamo una pronta guarigione e un ritorno prima possibile sul tappeto. Grazie mille.